La situazione, diciamo, è sempre seria, però ancora con qualche segnale positivo di miglioramenti, di aumento di dimissioni, persone quindi che guariscono. Piazza del Mercato, abbiamo deciso di ampliare l'apertura praticamente tutto il giorno, quindi non abbiate fretta, troverete i vostri banchi tutto il giorno, a parte il giovedì pomeriggio quando ci sarà un lavaggio particolare proprio per migliorare anche dal punto di vista igienico. E poi abbiamo fatto un ragionamento molto importante con il presidente dei farmacisti per cercare di tutelare, e ringrazio tutti i farmacisti, tutti gli operatori che lavorano nelle farmacie per il grande aiuto che stiamo dando ai nostri concittadini, un servizio indispensabile e tante volte anche una buona parola. Stessa cosa stiamo facendo per gli anziani, grazie al lavoro dell'assessorato di Giulia Giorgi. Da oggi è operativo un numero di telefono dedicato ai nostri anziani. Poi ci siamo impegnati sul trovare una sistemazione quotidiana, di giorno, per il senza dimora. In più, visto che il Falcomatà è stato occupato completamente, la foresteria del Falcomatà, dalle persone che sono state dimesse perché guarite ma ancora positive dal coronavirus, e quindi le nostre ospedali sono state dimesse, abbiamo raggiunto la massima capienza del Falcomatà. Stiamo, grazie alla Protezione Civile Regionale, all'assessore Giampedrone, saranno allestiti altre 4 unità immobiliari. Mi raccomando, continuate a stare in casa, è un sacrificio che ognuno di noi fa, ma ognuno di noi poi vedrà il beneficio nei prossimi mesi, proprio perché dobbiamo evitare che il virus si diffonda maggiormente.